Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi ti voglio parlare di risparmio energetico, ma risparmio energetico estivo. Tutti parlano del risparmio energetico invernale, ma in realtà quello estivo è ancora più importante e ti spiegherò perché. Anche perché ho scritto già un altro articolo a riguardo che è stato pubblicato anche su una rivista del settore, ma non sono ancora contento perché comunque se ne parla troppo poco. Ci si concentra troppo sull'isolamento termico UV degli infissi, quindi l'isolamento prettamente invernale, e poco sull'estivo. Considera che è così importante perché raffrescare un immobile è sempre più costoso che viceversa riscaldarlo in inverno. Quindi è una cosa alla quale bisogna prestare particolarmente attenzione. Infatti, nella legge italiana, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti, ha messo un limite di quanto sole può entrare, che è 0,35, quindi può entrare al massimo il 35% del sole. Posso ottenere questo aspetto con delle schermature solari, con dei vetri selettivi o con delle superfici aggettanti che non sono altro che delle sporgenze che mi fanno ombra sul serramento. È molto importante perché un vetro di ultima generazione è un vetro che non fa uscire il calore, ma lui non sa se è estate o inverno. Quindi, se il calore ha attraversato questo vetro, è entrato dentro l'abitazione e siamo il 15 di agosto, questo calore che è dentro non riuscirà più a uscire e mi creerà il cosiddetto effetto serra, che l'effetto serra poi, cioè, non è che sia una cosa sbagliata, ma va controllato. Tra l'altro è quello che ci tiene in vita l'effetto serra. Quindi come lo controllo? Lo controllo con delle schermature, con dei sistemi che mi consentono di bloccare i raggi del sole quando mi danno fastidio, invece farli entrare quando mi aiutano, perché poi in inverno questi raggi del sole che entrano dentro casa mi risparmiano, mi riscaldano la casa gratis, quindi sono di un aiuto molto molto elevato. E uno dei motivi perché io sono abbastanza contrario al vetro selettivo, perché il vetro selettivo in inverno mi danneggia veramente tanto la prestazione energetica. Il vetro migliore che si può montare è un vetro che fa entrare il più calore possibile, che posso schermare con una schermatura esterna. Quindi decido io quanto farne uscire di questo, quanto farne entrare di questo calore. Però quando mi serve lo faccio entrare tutto. Col vetro selettivo questo non succede più. Quindi ora hai capito ancora meglio perché non devi concentrarti solo sull'UV, ma concentrarti molto sulle schermature solari, soprattutto nell'ovest, che è la parte peggiore in estate. Secondo classificato, contrariamente a quello che pensano tutti, non è il sud, ma è l'est. Terzo classificato è il sud. A nord chiaramente il sole, cioè, non ci batte, quindi non è il problema della schermatura. Poi la metterai per avere una omogeneità del fabbricato, anche per una questione di sicurezza notturna, quando vuoi chiudere la tua tapparella, il tuo scurone, il tuo frangiusole o quello che è. Se segui questo consiglio, la tua casa non diventerà un forno in estate, ma sarà confortevole tutto l'anno, sia in estate che in inverno. Come ti dico sempre, l'equilibrio è la miglior cosa per far funzionare correttamente una casa. E è quello che insegniamo e andiamo sempre a sviscerare durante le consulenze con il sistema Bisacchi. Se vuoi approfondire ancora questi temi, ti consiglio di acquistare il mio libro Scegliere gli infissi facile con il sistema Bisacchi. 19,90 € o 9,99 € col formato elettronico, soldi spesi bene, eviterai di surriscaldare la tua casa come un forno. Ciao e al prossimo video!